benvenuto nella mia poltrona preferita. Stai comodo? Sto molto comodo e grazie a te, Nicoletta, per aver ceduto la tua poltrona. Non è facile trovare qualcuno che ceda la propria poltrona preferita. È vero, è vero. L'importante è che sei comodo e poi ho pensato che, visto che tu sei un esteta, mi sarebbe piaciuto poterti accomodare su questa bella poltrona. Infatti, in questa bellissima casa, complimenti. Già apprezzo il tuo occhio, te l'ho detto tante volte, delle foto che fai su Instagram, e quindi sono... Basta, basta, non parliamo di me, è il tuo turno. Antonio Mistretta, nato a... presentati. Mi presento subito, sono nato a Catania a novembre, sono scorpione, non dico l'anno, 161 anni dopo Vincenzo Bellini, ecco, 161 anni e 4 giorni, credo, dopo, esattamente. E sono nato a Catania, sono medico, laureato in medicina, insegno igiene a Catania all'università e lavoro ormai da anni presso l'Istituto Superiore di Sanità, dove mi occupo di comunicazione scientifica. Ah, avrai avuto un bel lavoro quest'anno. E anche il tempo di scrivere un libro. E il libro infatti è scritto da molti anni. In realtà è rimasto, io stavo per dire in un cassetto, ma in realtà è rimasto dentro un file del computer per tanti anni. Ha una genesi lunga, è stata... è rimasto lì e poi è venuto fuori da solo quasi. La musica perduta è il titolo. A cosa fa riferimento questo titolo? Il titolo fa riferimento a una sinfonia, un'opera di Vincenzo Bellini, che è il protagonista, diciamo, nascosto, insieme alla musica, che è proprio protagonista delle pagine, è, diciamo, una sinfonia perduta, sulle cui tracce si mettono alla ricerca i due protagonisti, diciamo, attuali. Non proprio attuali, perché il romanzo è ambientato nel 1999, ed è ambientato geograficamente nei luoghi più cari alla vita di Bellini, perché è ambientato a Parigi, quasi tutto, e due capitoli sono ambientati in Sicilia, naturalmente a Catania, e non solo a Catania, anche a Noto e Vendicari. Com'è nata la tua passione per la scrittura? È nata da sempre, da quando ero bambino. Ho avuto una nonna che mi ha molto spinto a leggere, era una nonna eccezionale, che addirittura aveva scritto un mini trattato di pedagogia infantile negli inizi del Novecento, e lei era in contatto con la Montessori, insomma una persona molto particolare e che ha molto permeato. Io credo che aver avuto una simile persona in casa è stato determinante per la mia passione per la lettura e di conseguenza per la scrittura. Io sono un lettore onnivoro, leggo di tutto. Allora non ti farò la domanda che mi ero preparata. Che rapporto hai invece con la musica? Che genere di musica ascolti? Segui l'opera o sei anche da concerto rocchettaro? Ecco, anche in questo caso mi definisco un onnivoro. Mi piacciono tanti generi musicali. Sicuramente la musica classica mi piace anche l'opera, ma io sono pop, rocchettaro, mi piacciono tanti generi. Io penso che se i miei vicini di casa ascoltano quello che io ascolto, la musica, pensano che sono uno schizofrenico, perché sento le musiche di vario tipo, di vario genere. Ma Vincenzo Bellini, sì, ma perché non Mozart, per esempio? Perché sono nato a Catania e non a Salisburgo. Prima risposta ovvia, ma non soltanto per questo, ovviamente, perché in realtà, rispetto a tanti altri compositori, Bellini è conosciuto, ma in realtà non si sa molto di lui. Ci sono aspetti della vita che sono nascosti, non sono ben chiari, c'è molto un alone romantico attorno. Volevo una scusa per poter scavare dentro la vita di Bellini, ma non volevo fare il romanzo della vita di Bellini. Quindi questa, diciamo, la trama mi ha aiutato, penso, a fare questo. E soprattutto perché, come penso appunto hanno detto chi ha letto il libro, la cosa strana è che, parlando di una tematica così, diciamo, ufficiale e seria, in realtà il tono sia un tono molto ironico. Che questo, secondo me, è la chiave anche da trasmettere per chi deve leggere il libro. Adesso che vivi a Roma, ormai adesso da tanti anni, che rapporto hai con la città di Catania, la tua città d'origine?
Bella domanda, Nicoletta. Il rapporto di amore e odio. L'amo, mi piace tantissimo, tantissime cose, mi piace la città in alcune aree, mi piace il mare, l'Etna, tutto quello che è da cartolina, la gastronomia, mi piace la simpatia dei catanesi, quella che noi chiamiamo l'iscia dei catanesi, ma non mi piacciono tante altre cose. Non mi piace, per usare sempre un termine, diciamo nostro, non mi piace il catanese quando è esperto, quando pensa che ti deve superare, che deve essere più furbo di te. Lo Quando... spacchioso, Sì. il No, ci furbetto. sono degli aspetti, e poi comunque in effetti questo però è un po' un tema comune a tutte le città. Negli ultimi anni, Provinciali, sì, negli piccole. ultimi anni però si è vista come una sorta di involuzione, ma non lo faccio legato a Catania città, è proprio una cosa generale. Io sto a Roma, come sai, e anche Roma è Dipende sempre... dal circolo nel quale ti rinchiudi, perché Sì. poi anche lì tutto diventa piccolo. In fondo ci sono tanti small world nel mondo, no? Sì, si può essere Nel molto bene o nel provinciali, si può male. essere molto provinciali vivendo a Parigi, per Sì, l'appunto. appunto. Comunque sia, qual è stato il romanzo, che più hai amato nella tua vita? Il romanzo che ho più amato nella mia vita, ce ne sono tanti, però se mi dici, fai questa domanda così diretta, ti rispondo: Il giardino dei Finzi Contini. Ah, che meraviglia. L'ho. Me lo ricordo, guarda, penso di averlo letto a 18 anni, 17, giovane, no, prima della fine del liceo. C'è una frase del Giardino dei Finzi Contini quando dice, il padre del protagonista dice la frase "Bisogna morire nella vita almeno una volta per imparare a vivere", che mi ha aiutato quando ero adolescente. Concordo, è una cosa che ti è rimasta questa, per la Sì. vita insegna tanto. E invece che cos'è per te la fantasia? Perché comunque scrivere un libro ce ne vuole un po' di La fantasia fantasia. per me è tutta una chiave che apre porte invisibili, che apre porte che non si aprirebbero mai, è la chiave che ti permette di andare oltre quello che c'hai davanti, è questo. Nel libro che hai scritto, è contenuto qualcosa di autobiografico o è buttata lì? Come tutti quelli che scrivono, secondo me c'è molto di autobiografico. È un po' un fritto misto, un frullato di situazioni. Non c'è un'unica situazione riportata, ma ci sono tante cose colte dalla mia esistenza, dalla mia esperienza. Senti, ma mettiamo insieme i tuoi ruoli nella vita. È più facile scrivere un romanzo o preparare uno speech per l'Istituto Superiore della Sanità? Oddio, allora, bellissima domanda anche questa, ti rispondo. È impegnativo, sono impegnative entrambe le cose, perché il romanzo io mi approccio sempre con un metodo scientifico, cioè mi documento molto. Per scrivere questo libro negli anni ho letto moltissimo di musica, ho letto moltissimo di Bellini, e quando scrivo qualcosa per l'Istituto Superiore di Sanità, soprattutto in un periodo come quello che abbiamo vissuto, puoi immaginarti quanto stia attento e soppesi parola per parola, perché ovviamente può essere. Quindi c'è un impegno differente, ma è un impegno per entrambe le cose. C'è qualcos'altro che bolle in pentola? La pentola bolle, ma ancora è presto per dire Non che possiamo cosa essere i è. primi a No, saperlo. Lì dalla mia pelle col tuo arancione. Dai, buttaci così. ho un'idea di qualcos'altro che giochi un po' sempre con questo discorso temporale, col tempo passato. Bene, siamo arrivati alla fine del nostro incontro, sei stato molto esaustivo. E adesso però, come professore di igiene, ti metto davanti a una scelta. Se sposti il tuo libro, scusa, tè verde o bollicine? Allora, ti rispondo sinceramente, io adoro le bollicine, ma il tè verde sicuramente. Il tè verde perché ha delle qualità antiossidanti, contro i radicali liberi, delle qualità che sono sempre... C'è anche dello zenzero, fatto Sono oggetti... bene? Sì, Sono ottimo, stata brava? sono stata bravissima, bravissima. Quindi Vabbè. anche se non si dovrebbe brindare senza Noi lo bollicine, noi lo facciamo facciamo. alla salute. Grazie, grazie Nicoletta. Nicoletta Fontana, Quotidiano di Sicilia.